dinamiche della città si ritrovano anche nella tradizione religiosa che si rinnova annualmente nelle feste patronali di giugno, quella di Mola, dedicata a San Giovanni Battista, e quella di Castellone, dedicata a Sant'Erasmo. È una festa tradizionale che sono 1000 anni che si svolge in un modo, perché è carico, io sono entusiasta perché questo è il mio santo, io mi chiamo Giovanni. Sono tradizioni tenute vive anche dai numerosi formiani che hanno lasciato la loro città per costruire nuove fortune nel mondo, specialmente negli Stati Uniti. Per questa manifestazione che raduna a Formia oltre 100.000 persone in questi 3 giorni, gente che viene da tutta l'Italia, cittadini formiani che rientrano dall'America, che rientrano dalla Germania, per questo appuntamento che ormai è diventato un fatto intimo, al di là del fatto religioso. San Giovanni e Sant'Erasmo sono due santi che a Formia sono venerati nella stessa maniera. Nel passato c'era un problema di campanilismo, oggi molto scemato, molti della frazione di Castellone che adorano Sant'Erasmo con lo stesso spirito vengono a seguire la festa del quartiere di Mola, per cui posso dire che entrambe le feste ormai sono diventate due feste di città, nate come feste di quartiere. Giovanni e Sant'Erasmo, le strade si arredano come fossero case, si stendono drappi, si allestiscono altari e la processione annuale consacra un culto sempre vivo. Tutto questo, un concentrato di storia, di tradizioni, di commercio, di turismo, di intensità di vita, di bellezze naturali, di spiagge che la brezza marina rinfresca lieve e gradita.